io direi come metodo, perché noi qui dobbiamo imparare non solo dei contenuti, giustamente, ma in questi nostri incontri dobbiamo imparare piano piano anche un metodo per comprendere anche da soli la parola di Dio quando la leggiamo. Ecco. Come metodo suggerisco quello di non fare mai la teologia partendo dai sé. È stata anche fatta, ma spesso e volentieri ci porta in circoli viziosi, dal punto di vista proprio... Allora, la teologia si fa partendo dai fatti che Dio opera nella storia. Se iniziamo a ragionare noi su certi a priori, spesso finiamo in vicoli ciechi. Ma se Dio è l'onnipotente, perché fa capitare certe cose? Se Dio è onnisciente, perché se l'uomo non avesse fatto il peccato originale, Dio avrebbe mandato suo figlio? Allora, si può anche tentare di argomentare così, ma il rischio è alto. Si parte dai fatti, si parte dalla vita. Lo approfondisco. Per dire Dio, parti da Gesù, se sei cristiano. Non avere altro Dio se non quello di Gesù. E quando ti nasce un pensiero su Dio, la prima cosa da fare è tornare da Gesù. Ma è vero che questo cieco è nato così perché ha fatto un peccato lui nel grembo materno, nota questa ipotesi, no? Come fa un feto a far peccato? Eppure la ragione, no? Oppure è nato cieco perché i suoi genitori hanno peccato. Torna da Gesù e Gesù ti dice: né lui ha peccato né i suoi genitori, basta. Cioè, il metodo che voglio insegnare è quello di partire da Gesù, dai fatti della vita di Gesù, e poi allargare questa indagine ai fatti di Dio nella storia della salvezza, così come ci vengono testimoniati da credenti come noi. E allora lì si inizia a pensare Dio, che non vuol dire buttare al macero l'intelligenza, vuol dire ragionare all'interno della fede. Perché la fede non è, appunto, la fede non inizia nel momento in cui la ragione smette. La ragione guarda le cose chiare e distinte, poi c'è l'oscurità, ecco lì inizia a credere, se vuoi. Qual è superstizione? Non è fede. La fede ha una ragione interna, ha una ragionevolezza, che è la stessa ragionevolezza dell'amore. Per cui talvolta nella storia, nella vita, 2 più 2 non fa 4. Ma la ragione, guarda la vita, 2 più 2 non fa 4. Può fare 3,5, può fare 5. Con Dio ci sono delle cose che capitano. E allora bisogna cercarne una logica, perché Dio non è capriccio. Dio non è arbitrario, Dio è l'Abba, ma chi te lo dice? Gesù. E non mi schiodo da Gesù. E anche su Gesù, e concludo questa pillola di metodologia, e anche su Gesù non faccio la teologia dell'uomo Dio. Parto da Gesù per scoprire chi è, dalla testimonianza che mi hanno dato quelli che hanno vissuto con Lui. Perché altrimenti la teologia dell'uomo Dio, fondata su delle ipotesi, porta dei vicoli ciechi. Gesù sapeva tutto fin da quando era bambino, ma chi te l'ha detto? L'hai detto tu. Dio sa tutto, dunque il figlio di Dio sa tutto. Guarda la testimonianza di quelli che erano con lui. Capiteranno questo, quest'altro, alla fine dei tempi, non resterà pietra su pietra. Signore, quando capiterà questo? Non lo so. Non lo sa né il Figlio né gli angeli, lo sa solo il Padre Eterno.
E allora da lì devo partire, dal fatto che ci viene testimoniato. Devo partire per comprendere Gesù, non dalle mie idee su Gesù. Ecco, questo per come metodo, non è assolutamente un richiamo, stiamo tutti cercando di appunto andare avanti nella nostra fede. E allora il rapporto spirito-Gesù, che è il contenuto della sua domanda. Allora, Gesù è il Figlio. Lo Spirito Santo cosa fa? Lo Spirito Santo aiuta a vivere da figlio colui che già lo è. Lo fa maturare nella sua consapevolezza filiale, ma non vuol dire, o nella consapevolezza della sua missione salvifica. Devo rivelare a tutti quello che io sto vivendo con il Padre mio. Ma appunto, lo stai vivendo perché sei il Figlio. Non è che lo diventi, non è che lo Spirito Santo ti fa diventare figlio. Lo Spirito Santo aiuta Gesù a vivere da figlio in un mondo malvagio, da figlio quale lui era. E quindi cosa fa? E questo sarà un po' il nostro cammino nei prossimi incontri. Cosa fa lo Spirito Santo quando noi ci mettiamo nella stessa disposizione docile di Gesù? Fa Gesù in noi. Cioè, ci aiuta a vivere da figli di Dio come Gesù, in un mondo malvagio, perché questa è la realtà. Lo Spirito Santo, tutto ciò che tocca, cristifica. Cioè, ti prende e ti aiuta a far memoria di Gesù, anzi, a diventare memoria vivente di Gesù, ma memoria originale di Gesù, perché tu sei tu. Guai se ti pensassi Gesù Cristo. Lui è il Figlio, lo Spirito ti prende e ti aiuta a diventare come Lui, rimanendo te stesso, il meglio chiaro di te stesso. Quindi il compito del cristiano è quello di fare Gesù, essere Gesù, ma nel mio caso alla maniera di Don Franco. Per cui niente di noi viene bruciato dallo Spirito Santo, viene violentato dallo Spirito Santo. Anzi, ti porta ad essere figlio come Gesù, che è il massimo della tua umanità. Se lui è l'uomo vero, lo Spirito Santo ti prende e ti aiuta a farti vivere, a vivere come Gesù uomo vero, quindi ti realizza come persona, mai ti violenta.